Ciao a tutti amici Homebrewers e benvenuti in questo nuovo video assaggio. Oggi assaggeremo una chicca, ovvero la Cash Tilken direttamente dal Belgio. Si tratta di una birra acida blendata con lambic di 1 e 2 anni e tenuta a maturare in botti di rovere. Ok, leggendo sull'etichetta c'è scritto che è una birra a fermentazione spontanea con prugne di Namur, ottenuta con una fermentazione di minimo 250 g di prugne di Namur per litro di lambic, non filtrata e non pastorizzata e rifermentata in bottiglia. Ho scelto questa birra perché in rete viene descritta come un lambic molto accessibile e non estremo come altri esemplari belgi in commercio. Ho letto sui vari siti, diciamo, di recensioni che questa birra viene descritta spesso come un lambic per palati poco sofisticati. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Olè! Il doppio bicchiere, perché giustamente anche gli operatori vogliono la loro parte. Anzi, c'è da dire che questa birra mi è stata donata, perché anche con le birre commerciali riesco ad andare a scrocco, mi è stata donata da Tommaso, che mi sta registrando in questo momento, il quale l'aveva ricevuto in dono per il suo compleanno. Ok, per quanto riguarda l'aspetto, abbiamo una sottilissima schiuma bianca molto fine, dalla bassissima persistenza. Il colore è un dorato carico che scade sull'arancione ed è ovviamente torbida. La schiuma ha una ritenzione proprio bassa. Ok, al naso si propongono ovviamente tutti quelli che sono i sentori tipici dell'Lambic. Io riesco a sentirci in particolare una forte componente acetica e ovviamente un aroma di prugne, di frutta in generale, ma che riconduce poi alle prugne. Devo dire la verità, è sempre piacevole annusare un Lambic perché è sempre bello notare la complessità degli aromi che si trovano nel bicchiere. Qui ci sono, oltre agli aromi acetici, ci sono aromi di frutta e di frutta kombucha in particolare, ma sono affiancati anche ad aromi nettamente funky. Per adesso al naso non riesco a percepire una componente alcolica importante, vedremo se al gusto è la stessa cosa. Assaggiamola. Al gusto ovviamente è l'acetico che la fa da padrone, con un finale secco che ricorda la frutta acerba. In particolare io sento sulla lingua quello che gli inglesi chiamano tartness, ovvero una certa asprezza dovuta alla componente acetica. Allora, la carbonazione può sembrare alta, in realtà la carbonazione non è così alta. In realtà è sostenuta da questa sensazione acida. Il corpo è medio. A fianco a questa asprezza e alle note lattiche presenti riesco a percepire anche una sensazione diciamo di agrumi, una sensazione citrica, che ovviamente è riconducibile comunque a quella sensazione di frutta acerba di cui parlavo prima. Dopo 2-3 sorsi inizio a percepire anche una sensazione alcolica, quindi i 6 gradi e passa di questa birra si iniziano a sentire, 6,4 gradi. È molto piacevole per me notare a fianco alla sensazione acetica, notare una certa dolcezza che probabilmente deriva dalle prugne. Bene, intanto è tornato a casa anche il secondo bicchiere perché il mio cameraman non è alcolizzato e l'ha già finita. Insomma, devo dire la verità, non mi è sembrata affatto una birra per palati poco sofisticati, anzi mi sono divertito tantissimo ad assaggiarla. È un lambic davvero piacevole, anzi ve lo consiglio. Il video di oggi finisce qui. Come al solito io vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciarmi un commento e a provare soprattutto questa birra se non la conoscevate. Noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video.
Ciao Umbrewers!